Ciao Ayu! Allora no, non è che mi sono fissato con le classic vibe, perché questo video, ecco, è praticamente sui miei pick up 60s, perché mi sono reso conto di non aver mai fatto una demo dedicata a questi pick up. Li avete sentiti, però ve ne voglio parlare e ve li voglio fare sentire per bene nella mia maniera tradizionale, col mio amplificatore e con i miei preset soliti. Proprio perché voglio farvi capire bene di cosa si tratta. Prima di iniziare però voglio invitarvi a iscrivervi al mio canale, che è una cosa fondamentale. Lasciate un commento per farci sapere che cosa ne pensate, che pure è una cosa importante. Leggete sempre la descrizione, importante anche questo, perché per esempio ci trovate sotto questo video il link per acquistare questi pick up. Mettete mi piace se vi piace quello che vedete / sentite, insomma questa cosa così. Sono anche su Instagram e su Facebook, dove dovreste seguirmi, perché quando devo farvi vedere un dettaglio, una cosa piccola, non ve la faccio vedere in video ma pubblico una foto, ok? È una cosa utile, molto molto utile. C'è poi una bellissima chat Telegram, dove siamo 250 persone, 250 amici, ecco, che ci teniamo compagnia, chiacchieriamo durante la giornata, chiacchieriamo di musica e di strumenti, e sono sicuro che la chat Telegram vi piacerebbe tantissimo, soprattutto se state vedendo questo video, ecco. Poi c'è geishamusic.it, che è dove potete comprare i pick up dei quali vi parlerò a brevissimo. E è un negozio online meraviglioso, dove tutte le cose sono spedite dall'Italia. Ci trovate tantissimi prodotti progettati o realizzati da me, come per esempio i pick up di cui vi sto parlando in questo video, i miei cavi, che sono tutti realizzati da me personalmente con queste mani. Questo è il Mirage, è un cavo bellissimo di altissima qualità, che studiato per gli strumenti in stile vintage, ecco. Ma ce ne sono veramente di tutti i tipi. Ci sono cavi come l'Imperium, che ha il segnale d'argento, oppure il Valkyria, che è il cavo lossless per chitarra, c'è il Maximus, che è un cavo ultra resistente, insomma veramente ce ne sono per tutti i gusti. Ci sono le corde Pyramid, e tra le tantissime corde Pyramid che ci sono anche le mie corde Signature, che sono le corde che sono montate su questa chitarra, e sono corde che io ho progettato e studiato perché vadano bene per tutti gli strumenti e per tutti i generi, quindi veramente sono le corde definitive. Io le monto personalmente, tanto sulla Jackson per suonarci il metal, tanto su questa per suonarci il blues, quindi per farvi capire. Ok, veniamo a noi. Questi sono dei pick-up molto, è un set di pick-up molto molto speciale. La prima cosa è che costa poco, e nonostante sia un set di pick-up di alta qualità, è un set che compongo io personalmente, quindi scelgo io personalmente i singoli pick-up da inserire nel set. Io personalmente, quando compongo il set, firmo tutti i pick up io di mio pugno, con le mie mani, quindi è un set composto in maniera artigianale, ed è una cosa importante perché i valori dei pick up non sono scelti a caso ma sono matchati, che è difficile spiegarvi perché, però a livello di come dire, di livelli di uscita, è una cosa molto 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 importante. È un set speciale perché è un set replica, diciamo replica in maniera non affissata mentale, insomma, ma rispecchiano le caratteristiche dei pick-up Fender delle Stratocaster di fine anni 60, per farvi capire 68-69, quindi sono i pick-up che sostanzialmente ricordano tantissimo Hendrix, il blues, insomma quelle cose là, e quando lo sentirete vi renderete conto che è esattamente quello di cui stiamo parlando. Hanno, come già vi ho detto, un suono
medioso, un po' leggermente sbilanciato sul calore, quindi sulle medio-basse, sempre chiaramente senza avere le orecchie otturate, cioè comunque un set bilanciato, non è che, però rispetto a un set anni 50 per esempio è molto più caldo come suono, è molto più avvolgente, mentre invece ed è anche più dolce come timbro, mentre invece il set anni 50 è più aggressivo, è più tagliente, più incisivo, molto più muscoloso. Questo qua invece è il classico set per cui tu ci fai quel blues bello sentimentale, ci fai il ci saturi con le medie frequenze l'amplificatore, per cui c'è quel suono proprio blues, insomma quel suono caratteristico della Stratocaster, meraviglioso, di epoca CBS. Sono dei pick up, vi ripeto, bellissimi. Tra le altre cose hanno il segreto, ecco, di non avere il centrale avvolto al contrario con i poli ribaltati. Questo set, tutti e tre i pick-up, che hanno lo stesso, più o meno, diciamo virtualmente lo stesso valore, perché i pick-up uguali, identici, non esistono, sono tre pick-up uguali con la stessa polarità, che è polarità sud, con l'avvolgimento nello stesso senso. Questa è una cosa importantissima, perché questa cosa qua fa in modo che questi pick-up suonino veramente in maniera differente. Ma non sono tanto i pick-up che suonano in maniera differente, è l'omogeneità del campo magnetico che lascia vibrare le corde in maniera molto 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 diversa, che ricorda proprio il suono di quegli strumenti famosi dell'epoca. E secondo me molto più del legno, molto più dell'hardware, molto più di tantissime cose, questo è veramente quello che fa la differenza tra gli strumenti moderni e gli strumenti vintage. Chiaramente con questo tipo di set non si ha l'effetto cancellazione del rumore nelle posizioni combinate, ma questo ce ne frega niente, perché se riusciamo a suonare col pick up singolo, ok, digerendo sotto un certo punto di vista il normale rumore di un single coil, possiamo farlo benissimo anche nelle posizioni centrali, tanto più che inevitabilmente, avendo la cancellazione del rumore, in parte una piccola parte del segnale viene cancellata anche nel suono in sé, quindi suonano diverse, più chiare, più nitide, più definite anche le posizioni di mezzo. E la sensazione è assurda, perché passando da un set classico, diciamo classico, non classico, di un set moderno con il centrale avvolto al contrario ad un set fatto in questa maniera, la cosa è strana, perché le corde iniziano a vibrare diversamente anche da spenta, sempre in relazione al fatto che le corde vibrano in maniera più naturale, sono più intonate, la chitarra ha più sustain, riesce a fare addirittura un setup più basso, perché le corde vibrano molto più liberamente ed è molto più difficile che inizino a vibrare in verticale, perché attratte dal pick up, e quindi è molto molto più difficile che vadano a sbattere sulla tastiera. Chiaramente questa è una cosa proprio di fino, insomma non è che normalmente tu riesci a fare minimo 2 mm e poi metti così così e riesci a fare un millimetro, no, però diciamo che è più difficile avere il classico effetto della corda che sbatte perché i pick-up sono troppo vicini. È un set bellissimo, chiaramente dipende un po' dai gusti, a me piace tantissimo quel tipo di suono caldo così per fare alcune cose, e mi piace tantissimo il suono un po' più tagliente, un poco più aggressivo per fare altre cose. Però vi dico anche un'altra cosa, questi pick up sono estremamente versatili, per cui non pensate che per esempio al ponte non ci fa il surf rock con questa
con questo tipo di set, così come non pensate che con il 50s non ci fate il blues. È un tipo diverso di suono, però ce lo fai lo stesso e viene molto 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 bene. Questo è proprio il classico set da da crunch nasale inglese, proprio con quello labello che tutti sappiamo, da fuzz imballato nel marshallone con insomma Hendrix, da surf rock anche, perché sostanzialmente il surf rock, per quanto noi lo pensiamo come musica, non lo so perché io l'ho sempre associato agli anni 50, il surf rock in realtà è molto molto più anni 60 che anni 50, quindi ce lo fai perfettamente, bellissimo, ve lo farò sentire. Insomma, set meraviglioso, classicamente, tipicamente anni 60 per Hendrix, perfetto. Ve lo faccio sentire, oggi suoneremo nel mio Black Star Silver Line con il mio cavo. Questo è l'Elite, questo è il cavo che ho scelto per me, è un cavo di altissima qualità con un suono trasparentissimo che fabbrico io personalmente con componenti di prima qualità, e lo trovate su geshamusic.it. Io per oggi vi saluto, ve la faccio sentire, ciao a you! Thank you.
Yeah.